Rilanciamo la proposta di revocare la cittadinanza onoraria di Treviso che è stata concessa nel 1924 a Benito Mussolini, quando era presidente del Consiglio e quando il potere del fascismo si era già ormai consolidato nel nostro paese. Negli anni 20 quasi tutti i comuni della Marca concessero la cittadinanza onoraria al Duce, al pari di quanto fecero i municipi dell'intera penisola. Oggi la questione da storica diventa di attualità con la proposta formalizzata nel pomeriggio all'auditorium della CGIL da Coalizione Civica per Treviso, il Veneto che vogliamo possibile e Sinistra Italiana. Era sicuramente una moda del periodo, probabilmente ispirata dal regime stesso che voleva così contribuire al consolidamento dell'immagine di Mussolini. Certo, a Treviso ha avuto anche delle caratteristiche peculiari, basti pensare che uno dei consiglieri comunali fascisti che il 24 maggio votò la concessione della cittadinanza onoraria a Mussolini, 15 giorni dopo venne arrestato insieme a altri 5 squadristi per aver assassinato un tranviere repubblicano. Per i promotori l'obiettivo è portare la questione in consiglio comunale e procedere alla revoca come fatto recentemente dalla città di Adria in Polesine. Non certo una priorità, risponde a Stretto Giro di Posta il sindaco Mario Conte, che passa in rassegna le emergenze del periodo, caro bolletta, guerra in Ucraina, ripresa post-Covid. Mi dedico alla parte quella concreta e alle esigenze quelle reali della società, le battaglie ideologiche le lascio in questo caso alla sinistra trevigiana che trova il tempo per dibattere, per discutere su un tema che francamente oggi interessa poco, che appartiene alla storia e di cui francamente non ne sentiamo il bisogno in questo momento, però evidentemente la sinistra oggi vuota di temi amministrativi deve trovare dei temi ideologici e quindi auguro a loro buon dibattito, buon confronto. Di certo il dibattito è già aperto e riguarda l'approccio nei confronti della storia. Non rimuoviamo assolutamente niente, anzi riapriamo un dibattito culturale e politico che è necessario e utile per la crescita della comunità civile. La storia non si cancella. Dovremo aprire un sacco di dibattiti su un sacco di persone che hanno fatto il buono, il bello e il cattivo tempo e quindi io non ne trovo francamente la necessità e l'importanza in questo momento.